Presentati questa mattina alla stampa i candidati di Forza Italia alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, particolarmente gremita la nuova sede regionale di Via Carducci a Pescara. I candidati sono 7. Lista Forza Italia, Camera dei Deputati. Capolista Nazario Pagano. Francesca Persia, imprenditrice edile, esponente di spicco di Forza Italia della provincia di Teramo. Angelo Simone Angelosante, in rappresentanza della Marsica, consigliere regionale, capogruppo di Valore e Abruzzo. Consuelo Di Martino, sindaco di Palombaro, professione avvocato. Lista Forza Italia Senato, capolista Lorenzo Sospiri. Maria Luisa Ianni, consigliere del comune dell'Aquila, già assessore comunale per 4 anni nel capoluogo di regione, professione sanitaria. E poi Daniele Damario, assessore regionale alle attività produttive. Abbiamo presentato oggi i nostri candidati, ha detto Pagano, persone con esperienza e competenza che rappresentano al meglio il territorio abruzzese. Pagano ha poi aggiunto: l'attuale legge elettorale crea in tutte le regioni e in ogni partito delle forti incertezze sul risultato finale degli eletti nei singoli collegi. Per questo uno degli impegni di Forza Italia sarà sicuramente quello di cambiarla. Per Lorenzo Sospiri, capolista al Senato, in questa tornata elettorale l'Abruzzo sarà un modello, farà come sempre scuola ed eleggerà 2 parlamentari.